La poliomielite, spesso chiamata polio o paralisi infantile, è una malattia acuta, virale e altamente contagiosa che ha colpito l'umanità fin dall'antichità, ma che si è intensificata nel XX secolo. Le epidemie di polio hanno causato la paralisi in migliaia di persone, in alcuni casi portandole alla morte per soffocamento dovuto alla paralisi del diaframma. La poliomielite, detta anche paralisi infantile o malattia di Heinemann-Medin, deriva il suo nome dalle parole greche polios, grigio, e mielos, midollo, perché i poliovirus nei casi più gravi colpiscono i motoneuroni, situati nel midollo spinale con degenerazione neuronale, e quindi paralisi e atrofia muscolare e in ultimo deformazioni ossee. Come si manifesta? L'incubazione ha una durata variabile da 4 a 35 giorni. La risposta all'infezione da poliovirus è altamente variabile. Il 72% degli infetti è asintomatico, ma comunque contagioso. Circa il 24% manifesta sintomi aspecifici e lievi, come febbre bassa, mal di gola, disturbi gastrointestinali, una condizione simile all'influenza. Questa è detta poliomielite abortiva e si risolve con un completo recupero in meno di una settimana. In una percentuale dall'1 al 5% si verifica una meningite asettica non paralitica, con rigidità del collo, della schiena e o delle gambe e solitamente dopo qualche giorno si ha un completo recupero. Meno dell'1% di tutte le infezioni da poliomielite provoca la forma di poliomielite più conosciuta, ovvero quella caratterizzata da paralisi. Il virus, penetrato nel sistema nervoso centrale, distrugge i neuroni motori, che non si rigenerano, portando all'inabilità funzionale dei muscoli interessati. I muscoli si indeboliscono, i movimenti diventano scarsamente controllati e infine sopraggiunge la paralisi. I sintomi paralitici generalmente iniziano da 1 a 18 giorni dopo i sintomi iniziali e progrediscono per 2 o 3 giorni, fermandosi nel momento in cui si interrompe la febbre. Ulteriori segni e sintomi iniziali possono includere una perdita dei riflessi superficiali, un aumento iniziale dei riflessi tendinei profondi, gravi dolori muscolari e spasmi agli arti o alla schiena. A seconda dei nervi coinvolti possono presentarsi diversi tipi di paralisi. La polio spinale è la forma più comune, insorge quando il poliovirus invade i motoneuroni del midollo spinale. È caratterizzata da paralisi asimmetrica che spesso coinvolge le gambe. Nel caso siano coinvolti anche gli arti superiori, vi è il rischio di evoluzione in tetraplegia. Nei casi di polio spinale, se le cellule nervose colpite sono completamente distrutte, la paralisi sarà permanente. Le cellule che non vengono distrutte, ma che perdono temporaneamente la loro funzione, possono recuperare entro 4-6 settimane dopo l'esordio. La metà dei pazienti affetti da poliomielite spinale si riprende completamente, un quarto recupera con una lieve disabilità e nel restante quarto permane una grave disabilità. La poliomielite spinale è raramente fatale. I muscoli sono in grado di ripristinare la normale forza anche se la metà dei neuroni motori originali sono andati perduti. Se la paralisi permane dopo un anno, è probabile che sia permanente, anche se sono possibili modesti recuperi della forza muscolare. La polio bulbare risulta quando il poliovirus invade i motoneuroni del midollo allungato, detto bulbo, del tronco encefalico. Porta a indebolimento dei muscoli sotto il controllo dei nervi cranici, encefalite, difficoltà respiratorie e deglutitorie e problemi di linguaggio. Copre il 2% dei casi di poliomielite paralitica. In questo caso è necessario spesso il supporto respiratorio, tramite ausili specifici. Negli anni 50 erano molto diffusi a questo scopo i polmoni d'acciaio, sostituiti oggi da strumenti più agili. Senza il supporto respiratorio, le conseguenze della poliomielite con interessamento delle vie respiratorie comportano il soffocamento o una polmonite da aspirazioni delle secrezioni. Nel complesso, il 5-10% dei pazienti affetti da poliomielite paralitica muore a causa della paralisi dei muscoli utilizzati per la respirazione. La polio bulbo-spinale è una combinazione di paralisi bulbare e spinale, copre il 19% dei casi di poliomielite paralitica.
La probabilità di sviluppare la polio paralitica aumenta con l'età, così come aumenta l'estensione della paralisi. La polio paralitica può portare a deformità scheletriche, al blocco delle articolazioni e a difficoltà di movimento. Una volta che i muscoli dell'arto diventano flaccidi, possono interferire con la funzionalità degli altri muscoli. Si possono avere disabilità a livello di anche, caviglie e piedi, nonché problemi come l'ileo paralitico, le infezioni urinarie, il cuore polmonare, la miocardite, eccetera. Come si trasmette? Il poliovirus si moltiplica nella mucosa orofaringea, nell'intestino e nei tessuti linfatici sottostanti e può diffondersi anche attraverso le feci ben prima che i sintomi della malattia siano evidenti. Per questo il contagio avviene per via orofecale, attraverso l'ingestione di acqua o cibi contaminati o tramite la saliva e le goccioline emesse con i colpi di tosse e gli starnuti da soggetti infetti o con l'ingestione di escrementi contaminati tramite le mani sporche. L'uomo rappresenta l'unico serbatoio naturale del virus della poliomielite. La sua contagiosità è in parte dovuta al fatto che il 90% degli infetti è asintomatico o presenta sintomi simili influenzali. Non sa di aver contratto la malattia, perciò non viene isolato ed è in grado di far circolare velocemente l'infezione in una comunità non vaccinata. Inoltre anche i soggetti immunizzati possono venire infettati dal virus senza svilupparne i sintomi e trasmetterlo ad altri. Soggetti e fattori di rischio. Non sono chiari i motivi che portano un individuo a sviluppare la forma più grave di polio, ma tra i fattori di rischio l'OMS cita immunodeficienza, gravidanza, rimozione delle tonsille, iniezioni intramuscolari, esercizio fisico vigoroso e o esagerato, ferite o lesioni. La poliomielite può colpire pazienti di ogni età, ma i bambini di età inferiore ai 5 anni sono considerati a maggiore rischio. Sindrome post-poliomielite. Tra gli individui che sopravvivono alla poliomielite paralizzante nell'infanzia, una percentuale compresa tra il 25 e il 50% sviluppa ulteriori sintomi decenni dopo il recupero dall'infezione acuta. In particolare sviluppano debolezza muscolare ed estrema stanchezza. Questa condizione è nota come sindrome da post-poliomielite. Si ritiene che i sintomi della post-polio siano causati dallo stress metabolico a cui sono sottoposti i neuroni motori sopravvissuti. Uno dei meccanismi coinvolti nel recupero è la capacità dei neuroni del tronco encefalico di sviluppare nuovi germogli assonali e rami terminali, che possono reinnervare le fibre muscolari che sono state denervate dall'infezione acuta. Un altro meccanismo consente di far compiere a un motoneurone un lavoro fino a 4-5 volte maggiore di quello svolto normalmente, al fine di sopperire a quelli mancanti. In questo modo, se un neurone motorio controllava 200 cellule muscolari prima della paralisi, dopo la fase acuta può arrivare a controllarne da 800 a 1000. Con il passare del tempo, questo stress può diventare ingestibile per il neurone, portando al deterioramento progressivo delle fibre germinate e infine del neurone stesso. Questo fa sì che subentri debolezza muscolare e si possa arrivare alla paralisi. Esiste una cura? Non esiste una cura per la poliomielite. Il trattamento moderno consiste nel sollievo dai sintomi, l'accelerazione del recupero e la prevenzione delle complicanze. Vengono somministrati antibiotici per prevenire sovrainfezioni batteriche ai muscoli indeboliti, analgesici per lenire il dolore e nel trattamento è compresa anche attività fisica moderata e una dieta nutriente. Spesso è necessaria una riabilitazione a lungo termine e in alcuni casi un intervento chirurgico ortopedico. A volte servono dei ventilatori polmonari portatili per sostenere la respirazione. In passato veniva utilizzato il polmone d'acciaio, un ventilatore a pressione negativa invasivo che manteneva artificialmente la respirazione durante l'infezione acuta, finché una persona non tornava a respirare autonomamente, generalmente dopo circa una o due settimane. Alcuni pazienti però rimanevano dipendenti dal polmone d'acciaio per la vita, pur riuscendo a farne a meno durante il giorno e limitando il suo uso alle ore notturne. Oggi molti pazienti con paralisi respiratoria permanente utilizzano moderne giacche a pressione negativa, indossate sul petto e sull'addome.
altri trattamenti storici per la polio sono stati l'idroterapia, l'elettroterapia, massaggi ed esercizi di mobilizzazione passiva e trattamenti chirurgici, come ad esempio l'allungamento dei tendini e l'innesto di nervi. Storia. Sembra che la poliomielite fosse presente fin dalla preistoria. Sono stati trovati reperti scheletrici datati intorno al 3700 a.C. che presentano le deformazioni ossee provocate dalla malattia. Altri reperti ci arrivano dall'età egizia. In questa stele, databile tra il 1580 a.C. e il 1350 a.C., un sacerdote si appoggia a un bastone ed ha la gamba destra atrofica e accorciata con il piede in posizione equina. La mummia del re Sipta, del 1200 a.C. circa, presenta un'evidente atrofia della gamba sinistra. Queste lesioni anatomiche sono tipiche della poliomielite. Si suppone che anche nell'epoca greco-romana la malattia fosse presente. Sono stati ritrovati i resti di una giovane donna risalente alla fine del V secolo o all'inizio del VI, che doveva essere stata affetta da poliomielite acuta alla gamba destra. Alcune pagine del Corpus Hippocraticum fanno pensare che anche in epoca greco-romana tale malattia avesse carattere di endemia. Si pensa che anche l'imperatore romano Claudio da bambino fosse stato colpito da poliomielite e che ciò lo abbia poi costretto a camminare zoppicando per tutto il resto della sua vita. XIX e XX secolo. Il paradosso della poliomielite. Come abbiamo visto, la polio è sempre stata presente nella storia dell'umanità come malattia di carattere endemico. Non era considerata una minaccia grave quanto il vaiolo, la peste o altre infezioni comuni, perché le incursioni del virus erano limitate a episodi sporadici. Questo fino al 1880, quando in Europa iniziarono grandi epidemie, che poco dopo si diffusero anche negli Stati Uniti d'America. Nel 1910 in gran parte del mondo si verificò un importante aumento di casi di polio e le epidemie divennero regolari, soprattutto nelle grandi città e durante i mesi estivi. Oltretutto cambiò anche l'età delle persone più colpite. All'inizio si ammalavano soprattutto i più piccoli, mentre attorno al 1950 si infettavano di più i bambini tra i 5 e i 9 anni, un'età in cui fra l'altro il rischio di paralisi è maggiore. Venivano colpiti anche gli adulti. Circa un terzo dei casi riguardava persone sopra i 15 anni. Il picco di casi si ebbe tra il 1940 e il 1950. In quel periodo la poliomielite uccideva o paralizzava più di 500.000 di persone nel mondo ogni anno. Le cause di questo cambiamento della epidemiologia e dell'incidenza in rapporto all'età sono ancora dibattute. Quella più accreditata consiste nel generale miglioramento igienico e sanitario delle condizioni di vita. Paradossalmente, il miglioramento delle condizioni igieniche che ha contribuito a diminuire la diffusione di molte malattie infettive sembra aver favorito la diffusione della polio. La probabilità di contrarre la polio paralitica nella primissima infanzia era diminuita. Inoltre, essendo più grandi al momento dell'esposizione, i bambini non erano più protetti dagli anticorpi materni. Le forme gravi aumentarono nelle età più avanzate. La polio negli Stati Uniti. Nel 1916 la polio colpisce violentemente New York. Ai primi di luglio i giornali newyorkesi parlano di 350 bambini paralizzati e di 75 decessi. A causa dell'emergenza vengono cancellate quasi un terzo delle celebrazioni fissate per la festa dell'indipendenza del 4 luglio. Ai ragazzi sotto i 16 anni viene vietato di frequentare i luoghi pubblici affollati. Vengono stampati e distribuiti più di 500.000 di volantini con tutte le informazioni utili e le misure di prevenzione da intraprendere contro la polio. Ma il virus sembra comunque inarrestabile. 113 nuovi casi il 5 luglio, altri 133 solo 24 ore dopo. I cittadini terrorizzati iniziarono a elaborare ipotesi fantasiose. All'inizio i gatti vennero bollati come i responsabili della diffusione della polio. Misero anche una taglia per ogni animale eliminato. In un mese vennero uccisi più di 70.000 gatti in tutta New York, ma l'epidemia non accennò a diminuire. Si passò allora a dare la caccia alle zanzare e poi ai topi di fogna. Vennero accusate le mosche, i coni di gelato, la polvere, la metropolitana,
i gas industriali, la postura assunta dai bambini sui banchi di scuola, i vulcani, i terremoti e le bottiglie di latte sporco. A ottobre l'arrivo dei primi freddi ostacolò la diffusione del virus e l'epidemia per quell'anno si estinse lentamente. Aveva causato 6.000 vittime e 27.000 nuovi casi. Casi che aumentarono nelle epidemie successive, arrivando a 57.000 nel 1952. Lo sviluppo del vaccino. Data la diffusione e le sue dimensioni epidemiche, la malattia divenne sempre più un problema di carattere e interesse sociale. L'opinione pubblica fu sensibilizzata alla raccolta di fondi, che si rivelarono indispensabili per lo sviluppo della ricerca sulla poliomielite e per la realizzazione del vaccino. Nel prossimo video seguiremo lo sviluppo del vaccino e la vaccinazione in Italia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Per supportarmi e seguirmi nei social trovate le info in descrizione. Ciao!